Ciao a tutti da Podarac, bentornati qui in un nuovo unboxing. Oggi tra le mani ho un bel Rugged Doji S61, uno smartphone di fascia molto molto economica. Adesso spacchetto tutto quanto e vediamo cosa ci dà in dotazione l'azienda e vediamo se questo smartphone ha un senso. Io per quanto riguarda questi smartphone non li userei molto come telefoni principali, ma li userei per lavori estremi. Penso ad esempio a mio nonno che è agricoltore, ha spaccato già 4 smartphone e con Rugged sicuramente farebbe comodo. Qui abbiamo il telefono che è all'interno di questo cellophane e adesso provo ad aprirlo, vediamo se si accende già e vediamo anche come è fatto. Qui abbiamo lo smartphone, molto carino, esteticamente davvero fatto bene, con l'adesivo che adesso vado a togliere così ci godiamo appieno l'estetica del telefono. La cosa interessante di questo telefono è il fatto che ci siano 2 fotocamere e questo ring che permette di fare delle foto più luminose, soprattutto durante le ore più buie. Qui abbiamo già una pellicola preapplicata e se facciamo bene la rimozione non andiamo a formare le bolle, ma io sono riuscito lo stesso a farle. Nel frattempo che vado ad accendere il telefono, noi continuiamo con l'unboxing. Devo dire, bello il fatto che qui attorno è fatto in gomma, quindi sicuramente negli urti avremo un vantaggio in più per evitare la rottura dello schermo. Qui vedo che oltre a darci lo smartphone ci danno una pellicola in più, forse questa è in vetro temperato, mentre quella che c'è applicata è una pellicola normale, perché questa mi sembra un pochino più resistente. E abbiamo anche la graffetta per andare ad aprire la SIM e tanto di attrezzi per andare a montare bene la pellicola che ci hanno aggiunto, oltre al foglietto per la garanzia, un manuale gigantesco, veramente gigantesco, in tutte le lingue del mondo, e abbiamo anche l'alimentatore carino, un po' cheap, decisamente cheap, con relativo cavo. Speriamo che sia almeno questo Type-C, penso di sì, ormai nel 2022 deve essere tutto Type-C, ed è infatti Type-C, ecco qui, perfetto. Ah, attenzione, c'è addirittura un laccetto per andare ad attaccare lo smartphone direttamente al polso, molto interessante, così evitiamo le cadute accidentali. Adesso lo configuro così vediamo insieme vagamente com'è il sistema operativo per poi metterlo sotto stress. Prima di fare questa recensione ho voluto aspettare un po' di giorni, ho voluto testarlo. Ho inserito la mia SIM principale per un paio di giorni, poi ho dovuto toglierla perché non ce l'ho fatta. Non tanto perché non volevo provarlo, ma proprio perché giornalmente mi dava qualche problematica che adesso vi racconterò. Prima di andare a parlare delle note positive e negative di questo smartphone, vediamo un po' le sue caratteristiche estetiche. Allora, primo contro, diciamo, la parte del display, guardate che lerciume. Voi potete continuare a pulirlo, ma la pellicola non è che abbia grandi qualità. Devo vedere magari inserendo quella che hanno inserito dentro la confezione, forse quella è meglio. Esteticamente vi dico, non è male, guardate quanto è bello, con tanto di LED, che tra l'altro ha anche l'infrarossi, non lo sapevo, me ne sono accorto leggendo le impostazioni, addirittura qui si accendono letteralmente 3 LED infrarossi, me ne sono accorto perché mettendo un'altra fotocamera ho visto che si accendono 3 luci viola, quindi significa che c'è l'infrarossi. Più o meno con una distanza di 10 metri riuscite a fare foto completamente al buio, è una cosa che non ho mai visto in uno smartphone e questo è incredibile. Abbiamo una bella protezione da polvere, da acqua, da tutto, abbiamo addirittura Type-C, l'NFC per i pagamenti, ce l'ho detto tutto, una tanta bella roba. Microfono, LED delle notifiche, qui c'è un LED blu che appena vi arriva una notifica inizia a lampeggiare. Batteria 5100 A e abbiamo 6 GB di RAM, 64 GB di ROM, non è tantissimo. Dual SIM, tasto multifunzione se abbiamo un guanto, vogliamo aprire un'applicazione, per esempio, che ne so, il gestionale per vedere i parametri di una macchina, ecco, questo è un telefono che potrebbe aiutarci anche con un utilizzo normale senza l'uso del display, ok? Quindi se avete i guanti, tranquilli, potete utilizzarlo. Infatti il suo scopo è più per i lavoratori, per chi magari lavora, rischia di distruggere un telefono al giorno, questo lo butti per terra, non ti preoccupi, è un cinesone, cade per terra, si rompe,
chi se ne, se non conviene tanto neanche sostituire il display. Però comunque un minimo sulla fascia dei 180 euro pretendi qualcosa. È un sistema che è un po' laggoso già di base, nel senso che tu scorri nei vari menu e già di base noti un po' di lentezza. Per esempio, io è da forse 3 giorni che ho l'aggiornamento firmware in corso e ancora non è partito. Vedete, qui abbiamo alcune caratteristiche già di base, poi su 64 giga già 16 occupati, non ho scaricato letteralmente niente se non appunto TikTok. Abbiamo aggiornamenti che vedete, rimane qua il loading, e così vale per tutto il telefono. È molto molto lento a scaricare, a vedere i video su YouTube, TikTok anche, cioè se vedete, guardate quanto lagga, guardate quanto lagga. Cioè, dopo un po' inizi a innervosirti a utilizzare l'applicazione, perché noti che effettivamente non è che sia uno smartphone fluido. Abbiamo Android stock, forse c'è una personalizzazione leggera leggera per l'interfaccia, ma non è che dici sia chissà che. Ciao a tutti da Podrak, benvenuti qui su Train Sim World 3. Finalmente vi faccio sentire anche l'audio, non è affatto male. Vediamo qualitativamente quanto riusciamo a raggiungere. Se proviamo a buttarci il 4K, non c'è, giustamente un display massimo HD. Va a indicare però il mezzo che stiamo utilizzando. Fa fatica, vedi, fa un po' fatica a raggiungerlo questo tipo di qualità. Cosa dovete fare su tastiera? Purtroppo e ogni tanto c'è qualche anche frame drop. Magari il nostro amico Ivan, che so che è grande esperto. Per l'opzione fotocamera basta andare in visione notturna, qui in automatico quando rileva notte ci accende gli infrarossi. Tipo adesso, anche se non sono accesi, come potete vedere non sono accesi, perché voi che avete la fotocamera in teoria vedete quando sono accesi. Per vedere questi led accesi dobbiamo mettere proprio buio buio. È un po' una caratteristica che secondo me si potrebbe migliorare, in modo che finché non c'è bisogno mostrami a colori, no? Poi quando sì, effettivamente è buio, mostrami le colorazioni in bianco e nero. Così è come si vede al buio senza infrarossi. Qui invece gli infrarossi sono accesi e come potete vedere riusciamo a guardare tutto. Ecco, la messa a fuoco è un pochino più scrausa, ma si vede benissimo. Mi immagino chi va a funghi la notte e va alla ricerca del cammino. Ecco, questa telecamera può essere utile. Anche se le foto e i video non sono buone, comunque ci permette di vedere di notte, ed è una cosa molto molto positiva. Allora Podrak, che ci dici su questo Doji S61, che potrebbe essere tranquillamente una racchetta da tennis a forma di smartphone? Vi dico che a livello estetico è molto interessante, molto carino, con tutte le protezioni per essere immerso nell'acqua, buttato dal terzo piano, no, in realtà è certificato fino a 1,50 m. Poi magari su TikTok, se volete, possiamo provarlo a distruggerlo. Che ne pensate? Lo distruggiamo? Let's go! TikTok qui sotto in descrizione. È un telefono che però a livello di caratteristiche mi è piaciuto il LED per gli infrarossi. Non è molto preciso, avete visto, si accende, si spegne, se c'è un po' di illuminazione. Però quando è acceso riuscite a vedere al buio. È un visore notturno questo, molto utile se andate nei boschi, non volete farvi notare dagli animali. Allora ci sono gli infrarossi che vi danno un occhio in più per voi. Questa caratteristica non l'ho mai vista in uno smartphone. A livello foto e video non ve lo faccio neanche vedere, ma non ve lo faccio neanche vedere, perché potete solo immaginare come sono le foto e i video in questo telefono. A livello di lag non ne parliamo, Mr. Lag. Poi l'aggiornamento firmware è da 2 giorni che sto provando ad aspettare l'installazione senza mai spegnerlo, niente, non parte. È un telefono che ha tante lacune, non lo consiglierei per un uso normale. Se siete invece, che ne so, dei corrieri che spaccate un telefono ogni giorno, allora dite, oh, mi prendo sto cinesone qui, ci metto la mia applicazione di logistica, lo uso solo per quello e via, perché per un uso quotidiano è davvero difficile. È un telefono che ha qualche problema, però anche con qualche aggiornamento firmware secondo me è risolvibile, perché proprio a livello hardware non ce la fa. Sono comunque 180 euro con i codici sconto, perché con il listino arriviamo a 220 230,
e a quel prezzo un telefono interessante te lo trovi. Ok, non è rugged, però funziona a livello firmware molto meglio. Quindi il mio giudizio è questo qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, hanno ancora senso? Spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!